giornata no splendida, ma di più, guardate che sole, guardate che giornata. Si sono qui all'interno della nostra casa e siamo pronte stamattina, ore 10:47, siamo pronte per uscire per andare a fare le commissioni mattutine, ragazzi. Macchina di Selvi, eccola lì. Adesso apro il cancello di casa. Ma da quanto tempo mancavano i vlog? L'ultimo vlog che vi ho girato risale al mio compleanno. Cioè, veramente, da una cosa in un'altra non sono più riuscita a vloggare. O meglio, ho avuto giornate un po' così. Ecco che arriva anche Selvi. Ciao Selvi! E beh, con questo sole, col fatto che abbiamo avuto giornate un po' casalinghe, o comunque giornate, non vi dico bruttine, però comunque di routine. Mentre arriva mamma con l'immondizia in mano. Ciao mami. Oggi che sto vloggando è il 17 giugno e quindi eccoci qui, insomma. Mancavo da veramente tanto con i vlog, so che vi piacciono, quindi perdonatemi per l'assenza, ma comunque man mano, anche se ci saranno giornate un po' casalinghe e così, vi porterò lo stesso con noi perché so che vi piace. Ok, Selvi che fa manovra e siamo pronti per uscire. Allora, dobbiamo andare a fare la spesa all'Eurospin e poi altri giretti così di commissioni, o comunque altri giretti in generale. Ecco, poi vedremo la giornata come si svolgerà. Nel mentre io mi sto sciogliendo perché mamma mia che caldo tremendo. Porca miseria. Vabbè, sarà che io la tolleranza al caldo ce l'ho poco e niente, vabbè. Qui arriva Selvi. Selvi! Sì, se vedete la P è sempre io che sto guidando in questo periodo, come ben sapete. Appoggio Stavo dicendo volentieri che lo la... zainetto fatto da Selvi, guardate che bello, unico nel suo genere. Selvi, oggi sfoggio il tuo zainetto. Che bello, è Destinazione della bellissimo. giornata, centro commerciale Domus, e siamo qui da Hobby. Non so se si legge, però comunque stiamo andando da Hobby per andare a vedere una cosa molto speciale, che Delle voi chiaramente piscine, non sapete. perché stiamo valutando, a parte che è finita quella che cercavamo, però forse stiamo valutando di prendere una piscinetta quest'anno. Vedete qui tutte le attrezzature, cloro, stick per mantenere l'acqua. Sarebbe una vera svolta per l'estate 2021 a casa nostra, però, cioè, guardate, se le sono divorate, ci credo, con questo caldo. Quindi stiamo un attimo prendendo riferimenti per questa grandissima Beh, già un sogno novità questa qui, qua. ragazzi, che è piccola, è idromassaggio, però noi puntiamo in caso a una piscina come si deve. Che belli questi reparti, sono spettacolari. Qui che è reparto cloro, conservazione dell'acqua, vero? Mi sa. Sì. Reparto cloro, pastiglie per mantenere l'acqua pulita Costano e così. molto. No, è vero, io pure stavo facendo caso a questa cosa, non viene molto Cioè, la non neanche manutenzione intorno. l'utilizzo. Ma come No, è avete vero, è capito, vero. stiamo un Speriamo po' valutando costi, dimensioni. Speriamo di riuscire a prenderla, non so, vediamo un attimino. Adesso siamo qui per gli scaffali, come vedete, per vedere cloro, queste cose generiche, appunto. Vediamo un po' come va a finire questa siamo missione orientati su piscina. questa qui, eventualmente, vedete? 319 con la scaletta, i litri e tutto quanto, eventualmente potrebbe essere Sarebbe un vero questa la sogno spesa. quella piscina che abbiamo visto, eh? Eh sì, proprio un vero sogno. Vediamo un po' come si mette il Vediamo. tutto. Ragioniamo anche con papà stasera e facciamo il punto della situazione. Certo. Nel mentre che abbiamo un po' fantasticato, magari potrebbe diventare anche realtà, stiamo valutando. Sì. Stiamo andando alla Romanina, che mamma deve fare il rifornimento di make-up da Kiko. Cosa devi comprare? Devo comprare la matita, il mascara. Il tuo mitico Kajal, perché usi quello te. No, adesso prendo una un po' più dura perché quello mi serve. Ah, beh, col caldo ti si Mi scioglieva si scioglie praticamente troppo, addosso. sì, esatto. Mi serve una con la punta un po' più duretta. Ok, E poi? il fondotinta, però un colore meno perché questo qua che porto è troppo Eh marrone. sì, il fondotinta non si deve vedere, cioè ci deve stare, ma deve essere una seconda pelle, eh? Esatto. Tanto adesso valutiamo il negozio, ti aiuto Sì, anche io con le tonalità, esatto. Che modestamente. poi saranno Cosa? gli ultimi giorni da fondotinta perché poi fa troppo caldo e non lo metto più, Certo. però posso Riduci al minimo. molto minimo. Sì, assolutamente. Siamo da un centro commerciale ad un altro. Vabbè, non è che il Domus sia il centro commerciale, siamo andati solamente da Hobby. Comunque, chi è di Roma, il Domus ha la nomina che è il deserto del Nevada praticamente. Quindi, che ve lo dica a fare? In compenso, questo qui è un centro commerciale un po' più serio, un po' più degno di chiamarsi così. Eh Primo della zona, sì, è vero, è stato uno dei primi che ha no, aperto sono il qui. primo. Il primo nei dintorni Eh della zona nostra? sì. Non so se è a Roma, Addirittura? Ammazza, eh.
Ammazza, allora è proprio, è antico, antico, antico la romanina. Speriamo di trovare, Selvi, ti metti di sotto, sì, perché sennò la macchina diventa tipo bollente. Prossima missione. Sono lì il cartello. McDonald's. Dai, oggi ci concediamo il pranzo fuori, tanto papà non c'è. Le donne oggi di casa si concedono questo sfizio. Papà ha chiamato, non torna per pranzo, e allora noi abbiniamo l'uscita mamma figli. Mamma children. Eh sì, mother and children. Sapete già cosa prendervi? No. Bene. Tanto pure papà mi sa che pranzava fuori da qualche parte. No, no, gli ho fatto... Ah, gli hai fatto, gli hai preparato il pranzo d'asporto di stamattina, come fai sempre, certo, certo. Ecco, sono fermato da Cioli a prendere il panino. Hai capito, sì, per chi non è di Roma, Cioli sarebbe il master del master per la macchina, ragazzi, Sì, ha detto, andando. Ha incontrato Cioli. Sì. Però specifichiamo per chi non è di Roma, chi è Cioli. Chi è di Roma lo sa perfettamente, Cioli... Vabbè sì, effettivamente è un sacco rinomato per la porchetta. Quindi insomma se fermato a mangiare quello, più mangerà quello che gli hai preparato te stamattina, mamma. Poi alla fine, cioè in realtà non era deciso che mangiavamo fuori. In realtà dovevamo fare delle commissioni, mamma prendere il make up che gli mancava e poi tornare a casa. No, la spesa. La spesa, giusto, fare la spesa e poi tornare a casa. Però vabbè, alla fine dai, su, è un po' un'improvvisata. Ogni tanto ci sta, tanto non è che tutti i giorni è così. Quindi ogni tot ci sta bene una mangiatina fuori. Stasera ristaremo un po' più leggeri, va? Eh sì, sì, sì. Davvero, madonna, i tavoli qua fuori veramente ti cuoci altro che il cervello, se, proprio tutto. Ecco la nostra destinazione, ragazzi. Il food porn. Ogni tot il corpo ne ha proprio bisogno, perlomeno noi ne abbiamo bisogno. Madonna, guarda davvero. Porca miseria, qua si sono fatti male, Porca miseriaccia. Guarda che roba, davvero, che po'. Perché sto facendo un po' di cose. Sì, sbalzo temporale pazzesco, perché sono le 3:54. Già siamo rientrati da un bel po', sistemato la spesa, tutto quanto per bene. Poi mi sono persa via qui su YouTube, nel mio canale, a vedere i commenti, a rispondervi e così via. E tra una cosa e un'altra, eccomi qui che vi sto riaccendendo il vlog, diciamo risto riazionando il vlog abbastanza, circa 2 ore dopo dall'ultima clip che avete visto. Per quanto riguarda, visto che adesso sto in casa e ho un modo di parlarvi con un po' più calma, per quanto riguarda missione piscina dobbiamo un attimo vedere, perché stiamo valutando un po' di costi, come vi dicevo anche lì da Hobby in negozio, costi di manutenzione, quanto costi di riempimento acqua, se in caso riempirla con l'acqua di casa, proprio dopo la bolletta schizza in una maniera assurda per quanto riguarda il prezzo mensile, oppure se far venire un'autobotte dell'acqua, non lo so. Siamo un po' tutto pur parlé praticamente. Quindi vedremo un po' se si riesce a concretizzare qualcosa, perché in sé per sé la piscina come oggetto non costa tanto. È tutto l'intorno, come per tante altre cose, che poi porta un po' di costo. Quanto riguarda le componenti tipo il cloro, le pastiglie per il mantenimento dell'acqua limpida, pulita, robottini, questa cosa qui per pulire insomma il fondo e la superficie, sia quella lì che si vede proprio a primo acchitto, sia quella lì proprio profonda, non è tantissimo il costo per quanto riguarda quelle cose. Vedremo un po', in caso vi aggiornerò nei prossimi vlog sempre se si prenderà, quindi tutto sempre un se. Detto questo, allora, io sto qui davanti al PC perché appunto sto facendo delle cose sempre sul canale. E poi cos'altro volevo dirvi, prima che mi perdo via qui in mille cose, lo so, poi dopo non vi do tantissimo retta come vorrei, quindi faccio prima tutte le cose che ho da fare al PC e poi dopo, casomai, stiamo insieme come si deve.
Però volevo raccontarvi, che vi volevo raccontare, perché siccome è un sacco che non vloggo, appunto mi si sono accumulate un paio di cose che volevo dirvi che in questo istante non mi vengono minimamente, assolutamente, non mi viene niente in mente. Ho detto accendo il vlog perché voglio raccontargli un po' di cose, forse più avanti mi verranno. Oddio, mi sono proprio persa via, poi sarà sto caldo, mamma mia. Oggi è una giornata qui a Roma, non di un afoso, ma di più. Non so nelle vostre città se è arrivato il caldo, quello lì afoso, incessante, che veramente ti leva le forze. Poi io ho la sopportazione del caldo dell'estate pari a zero, anzi meno zero. Non sopporto il caldo, ragazzi, veramente è un qualcosa che mi leva proprio le energie. Porca miseria. Mi è sfuggito dalla testa cos'altro volevo, cioè più che cos'altro cosa volevo raccontarvi, visto che appunto tra una cosa e un'altra non vi porto da tanto tempo nelle mie giornate. Non mi ricordo, se mi riviene in mente, magari mentre sto facendo le cose, riaccendo e insomma vi racconto. Quindi, momentaneamente, ristoppiamoci, tanto per voi è tutto consecutivo, quindi non ha senso questo che sto dicendo, perché voi vedete tutto il filmato, tutto quanto insieme, anche se in realtà ci sono stacchi di tante ore, però voi vedendolo tutto quanto consecutivo neanche ve ne accorgete, però io in realtà che lo sto girando, sì. Quindi niente, mi do da fare qui al PC, rispondo ancora ai vostri commenti, mi faccio qualche risata e così via, perché siete forti, mi fate morire un botto, veramente un sacco di risate mi faccio. E poi se mi rivengono in mente le cose che volevo raccontarvi, volentieri. Io adesso mi vado a struccare quel poco make-up che indosso, lo sapete, per il quotidiano, veramente un qualcosa di minimo, poi col caldo, una cosa e un'altra, giusto un velo di mascara e basta, né fondotinta, che anche perché non lo uso, lo sapete, ho quella mia tecnica di mettere il correttore solamente dove necessito. Fondotinta per me non esiste da anni or sono. Allora, sì, sbalzo temporale ancora. Tra una cosa e un'altra ho fatto le cose al PC, come vi ho detto la clip precedente che per voi era pomeriggio, ma adesso come state vedendo si sta pian piano facendo sera, anche se sono le 9, cioè guardate quanto è giorno ancora. Vabbè, si sa, l'estate è così, no? Le giornate si allungano, cioè vedete? È impressionante. Comunque, fatto sta, non si fa mai notte praticamente. Nel mentre, allo stesso tempo, ho fatto tutte le cose al PC, ho risposto ai vostri commenti, mi sono fatto un botto di risate come sempre vi dico. Nel mentre sono successe anche altre cose, che però, cose positive, bellissime, infatti non mi sembra vero, che però non vi spoilerò minimamente perché lo scoprirete in un prossimo vlog, cosa è successo in questo pomeriggio una volta che ho finito di fare le cose al PC. È stato un pomeriggio travagliato tra una cosa e un'altra, scappa e corri, però ne è valso la pena. È un qualcosa di super positivo che svolterà l'estate sia a me che alla mia famiglia in generale. Ok, però non voglio, insomma, voglio tenermi il cecio per quanto possibile e per quanto riesco. Lo sapete, quando ho qualcosa di bello da condividere, tendo sempre a dirvelo, insomma, a coinvolgervi. Il bello dei miei vlog, ma comunque dei miei video, è il fatto di pubblicare contenuti online, il piacere di condividere con voi, quindi portarvi nella mia vita quotidiana. Lo sapete, anche perché il bello di girare i vlog è questo qui. Però non vi disperate. Perché comunque nel prossimo vlog, se non sarà il prossimo ancora, comunque fatto sta, nei prossimi vlog vi svelerò tutto quanto. Vedrete anche la famiglia al completo, compreso mio papà, che ha fatto parte integrante in questo pomeriggio tra scappa e corri tra le cose che abbiamo fatto. Poi vabbè, capirete tutto quanto in seguito, vi racconterò. Giunti al termine, adesso vado a farmi una delle mie belle tisane a freddo. Ebbene sì, gli infusi a freddo, ragazzi, lo sapete, ho fatto il cambio stagione anche di quello. Prendo questo video che è venerdì 14:30. Vediamo a questo punto direttamente lunedì 14:30. Buon weekend! Per noi sarà un weekend bello impegnativo, bello di progettazione. Siamo qui, altrimenti vi vorrei dire, però allo stesso tempo voglio tenervi la sorpresa, ecco. Però veramente mi sento tipo il cuore felicissimo, è un qualcosa di meraviglioso che sognavamo da anni e finalmente si è concretizzato, però vabbè, non mi devo dilungare, quindi cercherò di chiudere in breve questo vlog, altrimenti va a finire che qualcosa vi dico e voglio che sia una sorpresa anche per voi, anche se penso che qualcosa potete intuire perché nel vlog c'è stato un argomento principale che poi, insomma,
avevamo dei dubbi, stavamo decidendo e così via. Vabbè, basta, mi azzitto qua. Nei vlog a seguire vedrete, farete parte di noi e così via. Insomma, non ve lo leverà nessuno, ecco. Fatto sta, allora, buon weekend nuovamente, statemi bene, relax, tranquillità. Per noi un po' di meno, però ne vale assolutamente la pena, come ben vi ripeto. Le macchine che passano di sottofondo, vabbè, non ci facciamo caso. E ok, a lunedì 14:30, non vedo l'ora di condividere anche queste altre cose che sono successe in questo pomeriggio con voi, ma prestissimo le condividerò assolutamente. E niente, ciao, a lunedì!